Questa crisi ha fatto riscoprire i negozi di vicinato. Per voi un ruolo ancora più forte sul territorio. È vero, perché il non potersi spostare ha fatto capire alla popolazione che alcune cose si possono trovare sotto casa. Molti di questi commercianti, di questi artigiani hanno della qualità nei loro servizi, nelle loro forniture. Anche la libreria, dove dal 1992 sono passati tanti protagonisti della cultura italiana, ha avuto un ruolo. Quando ho potuto cominciare a fare le consegne a domicilio, c'è stata una risposta del quartiere molto forte, sembrava Natale. Poi adesso siamo un po' tornati alla normalità. Ci vuole più coraggio o più follia per tenere aperta una libreria a Casalotti dopo il Covid? Coraggio, follia no, perché comunque a me mi piace. E speriamo bene.